la nuova tecnologia per il fuorigioco, secondo lei, può essere un passo avanti anche per la regolarità del calcio? Tutto quello che aiuta, diciamo, a evitare, diciamo, interpretazioni o soggettività nello sport mi vede favorevole, purché logicamente non sia tutto esasperato e ovviamente con tempistiche che devono essere praticamente quasi automatiche, perché sennò si rischia di snaturare il gioco.